Buonasera a tutti. Beh, io devo dire, come i molti colleghi presenti che ho visto sanno, io non sono né un astronomo né un astrofisico, per cui dal bel titolo di questa conferenza, Come va il cielo, come si va in cielo, che come sapete è una citazione di Galileo. Galileo disse quando fu processato, disse: ma la Bibbia ci deve insegnare come si va in cielo, non com'è il cielo. Com'è il cielo lo sanno gli scienziati. Io ho colto questo spunto, e certamente non saprò dirvi nulla di come si va in cielo, ma credo che in questo dibattito, del quale vedo un progressivo rinnovarsi su quello che viene chiamato il confronto fra scienza e fede, io cercherò di spiegarvi che non credo sia l'espressione corretta. Vorrei spiegarvi qual è il punto di vista della scienza, perlomeno qual è il punto di vista che io come scienziato esprimo, discutendo brevemente tre punti. Il primo è che cosa vuol dire fare scienze? Che cos'è la scienza? Scusatemi, spesso mi capiterà di dire fisica per corporativismo, ma anche forse perché la fisica è la regina delle scienze in qualche modo. Lo scopo della scienza, l'obiettivo della scienza, il modo di funzionare della scienza è come dire, un anello perpetuo, come è stato ben descritto da Tom Kuhn, in cui i passi fondamentali sono l'osservazione, noi osserviamo la natura che ci circonda, cerchiamo di descriverla, con una descrizione che è quantitativa, non è qualitativa. Questa descrizione, in quanto è quantitativa, ci fornisce degli strumenti per fare delle previsioni. Allora noi facciamo delle previsioni e poi con altre osservazioni verifichiamo se queste previsioni sono o meno corrette. Allora, se sono corrette vuol dire che la nostra interpretazione era corretta, se non lo sono abbiamo falsificato la nostra teoria. Quindi in questo anello continuo è l'essenza della ricerca, ma ci sono anche alcuni elementi molto importanti, due elementi importanti che io voglio chiamare alla vostra attenzione. Il primo è che mai in nessun punto la scienza si arroga il compito di spiegare. La scienza non spiega, la scienza descrive in una maniera quantitativa, descrive usando il linguaggio della matematica, che è un linguaggio di grande potenza che permette appunto grandi sintesi e previsioni, ma non spiega. Dire che la mela casca sulla testa di Newton perché c'è il campo gravitazionale non è una spiegazione, ha solo spostato il nostro livello, di percezione e di rappresentazione da un'altra parte. Perché c'è il campo gravitazionale. Allora, più tardi Einstein ci dice che c'è il campo gravitazionale perché lo spazio-tempo è curvo, non è piatto. Ma anche lì, perché lo spazio-tempo è curvo e si va avanti infinitamente. Quindi, attenzione, la scienza non spiega. La scienza vive e progredisce, perché ha questa capacità di mettere costantemente se stessa in crisi, di tentare di falsificarsi a ogni passo del suo progresso, la scienza cerca di falsificarsi. E se non ci riesce, si compiace di aver fatto un passetto, nella sua capacità di descrizione accurata di che cosa succede. Quindi due elementi sui quali io vorrei che voi rifletteste. Viene spesso attribuita alla scienza l'arroganza del volersi
considerare unica a capire e a spiegare. La scienza non spiega, non capisce, descrive, rappresenta. E la sua forza è che rappresenta con un linguaggio estremamente rigoroso, che è il linguaggio matematico. Questo meccanismo che vi ho descritto, fra l'altro, è un meccanismo che sta alla base di quella che io amo chiamare la sacralità della scienza. Io credo che sia sbagliato contrapporre la scienza con la fede. La scienza ha una sua sacralità. Il fatto che un fisico creda che esistano leggi nella natura e persegua la conoscenza di queste leggi. Addirittura ci sono settori della fisica moderna in cui viene perseguita quella che si chiama la teoria del tutto, cioè un unico corpus teorico di leggi in grado di descrivere l'evoluzione dell'universo dalla sua origine ad oggi e nel futuro. Questa è una forma di fede, è una forma di sacralità. Il fatto di credere nell'esistenza delle leggi. Sacralità che non è stata messa in crisi, quella che vi sto descrivendo è l'approccio alla scienza, si dice, di tipo riduzionista, no? La scienza che cerca le leggi, cerca di ridurre le sue osservazioni a poche strutture semplici, rigorose, maneggevoli, che sono le leggi della natura. Questo si chiama riduzionista perché riduce, perché cerca di unificare, perché cerca, diciamo, i successi storicamente sono stati moltissimi. Noi sappiamo descrivere con la stessa legge la mela che casca sulla testa di Newton e il moto dei pianeti, il moto delle stelle, il moto delle galassie e così via. In tempi recenti questa visione riduzionista della scienza è stata sostituita o affiancata, più che non sostituita, da un paradigma diverso, che è il paradigma della complessità. Paradigma che invece fa ricorso a una visione nuova, meno fideistica, se volete, in cui si dice ma la natura, certo, ha delle leggi elementari che ne governano i componenti elementari, ma quando questi componenti elementari sono tanti, quando le strutture che questi costituiscono sono numerose e interagiscono fra di loro, allora possono emergere fenomeni nuovi, fenomeni che sono descritti da leggi che non si possono evincere dal comportamento dei singoli componenti. Questa è la teoria della complessità, è la scienza dei sistemi complessi. Ma anche questa ha una sua sacralità, come vedremo fra un momento. Io farò riferimento a un bellissimo libro di Stuart Kaufman, che è un filosofo teorico della complessità, che recentemente ha scritto un libro intitolato Reinventing the Sacred, Reinventare la sacralità.